È veramente prezioso. Io mi occupo di strutture mobili proprio qui in Puglia e quindi è un tema che mi è carissimo, carissimo in tutti i sensi, perché pensavo di aver avuto un'idea, diciamo, buona per me, per gli altri, per il territorio e la soffro, perché appunto tutte queste considerazioni estremamente oltretutto approfondite anche dal punto di vista di un'analisi, diciamo, più estesa, non solo alla realtà pugliese, sono estremamente importanti e dimostrano quello che ho sempre pensato, insomma, che il futuro potrebbe essere questo. Però la domanda che mi faccio, poi magari ne avrò moltissime altre, è questa: al di là, insomma, della definizione della validità del tutto, come potremo mai riuscire a far accettare in qualche maniera politicamente il fatto che tutti gli interessi che si sono andati ad accumulare lì dove non ce ne sarebbe stato alcun vantaggio per il territorio? Adesso non solo sono già in crisi, ma dovrebbero in qualche modo affrontare la concorrenza di questo altro tipo di sistema. Io credo che sia questa la ragione vera e profonda, per cui al di là di tutte le altre considerazioni, questa rivoluzione, io la chiamerei, che non è soltanto di tipo fisico, architettonico, turistico, ma anche profondamente culturale, avrà difficoltà ulteriori. Ragiono di questo, poi magari andiamo avanti. Ma è un bel tema. È un tema sul quale veramente anche noi non solo ci interroghiamo, ma stiamo facendo quello che possiamo. Siamo sempre stati convinti che in realtà sarebbe sufficiente avviare i primi prototipi, no? Molto spesso queste dinamiche accadono, nel turismo abbastanza di frequente delle verità accadono, quando qualche, diciamo così, visionario, imprenditore, diciamo, riesce, no, in qualche modo a farne accadere una, poi ne accade un'altra, no? E poi alla fine non sono più della stessa idea. Cioè, sbagliavo pensare così, perché in realtà abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi sulla nostra esperienza, perché abbiamo lavorato per cercare di far succedere questa cosa. Questa cosa che vedete, come avete capito, è frutto di un lavoro, intanto di qualche annetto, non tutti i giorni, voglio dire, però di qualche annetto di lavoro. E soprattutto è frutto del fatto che le cose che stiamo dicendo, le cose che abbiamo anche approfondito, che magari se volete approfondiamo, le abbiamo veramente testate sul campo, cioè siamo andati a cercare di capire. Siamo andati a cercare di capire se riuscivamo a farla partire un'azienda così, no? Eh sì, cioè mettendoci anche i baiocchi, insomma, cioè i soldi, no? Chiaro? Perché questo è il nostro mestiere, facciamo investimenti e li facciamo, come dire, in questa logica. Non ci siamo riusciti fino ad oggi. E non ci siamo riusciti perché c'è sempre uno stronzo di geometra davanti a noi. E non c'è pezza, con tutto il rispetto dei geometri, che sono il male del paese, chiedo scusa, però, no, adesso era una battuta, non ci siamo ancora riusciti, ancora, il che vuol dire che non desistiamo, voglio, no? Però non ci siamo riusciti, perché qua veramente la questione culturale la possiamo affrontare soltanto diciamo così, nel farlo e nel promuoverlo. Ok, ma la questione economica e la questione, diciamo così, organizzativa non possiamo affrontarla in questo modo. Cioè, abbiamo bisogno di un contesto, no, normativo e politico che ci metta nelle condizioni di fare un'operazione di questo genere. Tra l'altro, avete capito da un passaggio dall'architetto che questo sistema di glamping, diciamo così, avrebbe bisogno anche,
come dire, e dell'altro ostacolo che abbiamo trovato, avrebbe bisogno anche di una certa abbastanza rapida replicabilità, no? Un altro tema era, vabbè, ok, adesso metti anche che abbiamo trovato il geometra, che l'abbiamo anche convinto, che non ci ha chiesto niente, che magari si è anche innamorato, e il sindaco visionario, ce ne sono tanti fortunatamente, cioè c'è qualcuno che no, comincia a lavorare bene, metti che troviamo anche tutti questi valori, e forse una volta pure l'abbiamo anche trovato, no? È un imprenditore che dice fatelo da me, guardate che masseria che ho, ok, abbiamo trovato questa situazione, poi però ci siamo chiesti, vabbè, ok, ma fatta la prima poi che si fa? Cioè, se ogni volta ci impieghiamo 12 mesi, con 18 riunioni, 40 verbali di consiglio comunale, una commissione che non si sa se chi decide, la norma regionale che non esiste, quella comunale che deve interpretare, dove andiamo? No? Avete capito che il modello è removibile davvero, non per finta. Cioè, vi ho parlato di leasing, no? Che significa? Significa che è conveniente rimuoverlo, non lasciarlo. Cioè, non c'è più bisogno, non c'è più bisogno di speculare su questa cosa. È assolutamente conveniente alzare il telefono e dire pronto, ciao, senti, mi servono 10 unità dal 20 di giugno al 3 di luglio. Pac. Ok? Così dovrebbe funzionare questa cosa. Eh? Sì, sì. Io ho presentato un progetto sul turismo nomade nel 2005. Le strutture disegnate per la pubblica in Mongolia. Ah, sì? Assolutamente vero, bisogna essere visionari e pionieri, ma il problema è sopravvivere. Allora dicevo questo, abbiamo bisogno, ci sarebbe bisogno, e credo che nel sistema italiano l'unica regione che potrebbe farcele, guardate, conosco, ripeto, sono dal 98 nel turismo, tra l'altro fatto, mentre faccio l'imprenditore e faccio queste cose, mi sono anche divertito un paio di giorni a Roma la settimana, sia durante il governo Prodi e quello Berlusconi, ho fatto il consulente sia di un governo che dell'altro per un po' di tempo, non molto, perché poi a un certo punto stanco, ma... E vi devo dire che, insomma, abbiamo cercato veramente in tutti i modi di, no, provare a... E in questa esperienza mi sono fatto, ho capito, e abbiamo capito, che se c'è una regione che può tentare di fare questa, di produrre questa, no, questa accelerazione su questo versante, è la Puglia. Non perché la Sicilia o la Sardegna non abbiano il contesto territoriale per poterlo fare, assolutamente, senza ombra di dubbio, come anche altre regioni, a dire la verità, stiamo guardando molto a mare, potremmo guardare anche a monte, tant'è che questo, adesso stiamo lavorando in Trentino per cercare di capire se riusciamo a farla partire da lì, no? Dove c'è, come dire, un sistema un po' più reattivo, boh, insomma, va bene, comunque un po' di più sì, e però servirebbe appunto un che esistere un po' di sistema, cioè ci siamo resi conto, siamo partiti pensando facciamone uno, poi succederà, poi abbiamo capito che uno non si può fare perché è troppo, insomma, non si ci riesce e che bisogna mettere insieme appunto un sistema. Però questi valori, perché la Puglia ha le galline, cioè ha quei blocchi di, ma quei microsistemi economici. Certo. Certo, la Puglia ha quei microsistemi, la Puglia, e che sono molto interessanti. Thank you.
Vi racconto invece di un'altra cosa, e dopo rispondo per la Puglia. Un mio conoscente, un amico, un collega, ha portato due imprenditori a Dresda e con 2 lire hanno comprato, per delle vicende economiche strane, 2 immobili piuttosto cospicui al centro di, nel centro, diciamo, storico, virgolette, di Dresda, visto che è stata rasa al suolo. Non c'è rimasto tanto di storico, però quelle cose lì, almeno per loro, era tutto quello che rappresentava una risorsa storica, ok? Le hanno comprate con 2 soldi e hanno detto che adesso mettiamoci tranquilli, ci vorranno 2 o 3 anni per arrivare alla possibilità di fare. Andiamo a parlare con l'amministrazione pubblica. Si sono presentati in un ufficio qualsiasi, perché parlavano poco tedesco, e in questo ufficio qualsiasi hanno incontrato una persona qualsiasi, un amministratore, un rappresentante dell'amministrazione, neanche di tanto alto livello da quello che ho scoperto dopo. E questo signore ha detto: grazie, siete venuti a investire nel mio paese e sono contento perché gli italiani li vediamo sempre abbastanza bene. Poi magari non era vero, però nella sostanza ha detto: cosa vi serve? Non cosa serve a me per darvi retta. Cosa vi serve a voi? E loro dicono: no, noi abbiamo comprato 2 edifici storici e vorremmo farci del lavoro, però siamo preoccupati perché sa la legge sull'accessibilità, gli handicappati, le codice. Allora, state tranquilli che poi vi porto dal funzionario. Mi dice: ma le regole quali sono? Queste. Le regole a Dresda sono scritte sul muro e sono un foglio a 4. Un foglio a 4. E le regole sono tutte lì e non c'è nessuno che dice: io interpreto che lì si dice così, però si intende colà. Nessuno si sogna di fare questo, perché nessuno che amministra la cosa pubblica si sogna di fare uno sgambetto al suo amministrato o di chiedergli di fargli capire che anche lui ha dei bisogni perché tiene famiglia. E questo succede a Dresda, città completamente bombardata. E alla fine di questo discorso ho detto: lì ve ne faccio una fotocopia, ve la portate, se volete c'è già la traduzione anche in turco, perché loro lì hanno delle prossimità che noi non abbiamo. E dice: poi vi accompagno io dal responsabile del procedimento. Ha preso questi 3 personaggi, 2 dei quali erano allibiti perché erano imprenditori italiani che non avevano coscienza che il mondo potesse essere fatto senza sgambetti, no? E sono scesi di sotto, entrando in un ufficio, ti porto questi imprenditori con l'architetto loro, che parla anche un po' di tedesco, e con loro c'è da decidere cosa fare con questa accessibilità. L'accessibilità è un tema. La compatibilità culturale è un altro. Noi abbiamo tutti questi temi e tutti questi temi hanno una montagna di norme, di regole, e questa montagna di norme e di regole sono in contraddizione tra di loro, al loro interno e con tutte le altre norme. Sembrano fatte apposta perché... Sono fatte apposta perché sono la rappresentazione delle lobby che noi abbiamo tollerato. Dove i notai fanno i notai, gli avvocati fanno gli avvocati, gli architetti fanno gli architetti, i geometri fanno i geometri. E tutti difendono il loro piccolo orto. Allora, questa è la nostra peste. Se dobbiamo morirci di questa peste, moriremo. La cosa più vergognosa è che questo non colpisce soltanto l'aspetto dell'abitare, che sembra quasi in più. L'abitare è la prima forma della sopravvivenza. Cioè, voglio dire, dopo il cibo c'è la casa. Quindi è una situazione gravissima, gravissima, perché ci sottrae un diritto fondamentale, che non è la seconda, la terza casa, che è un'abitudine ormai, ma anche la possibilità di fare della nostra casa un luogo per l'ospitalità, per ricevere altri, per scambiare economie. È un delitto questa burocrazia, oltretutto finalizzata davvero anche e soprattutto a mortificare la libertà di essere uomini sulla terra, quindi mangiare, poi abitare, è davvero molto grave. Io penso che in Puglia possa succedere perché qua negli ultimi anni è stata rivolta un'attenzione un po' più significativa che altrove sulle questioni, diciamo così, dell'identità, dei luoghi, del territorio, della valorizzazione, no? di specialità e di identità, no? E del lavoro che
molte parti di questa regione, bella grande, perché la Puglia è una cosa, noi le abbiamo chiamate, quando abbiamo lavorato, le Puglie, no? Insomma, sono sistemi molto differenti, molto eterogenei, conosciamo abbastanza bene. E io penso che qua abbiamo incontrato anche decine in realtà di imprenditori, di operatori sensibili, cioè che no, andare in Sicilia a fare questo ragionamento non abbiamo trovato la stessa sensibilità, ecco. No, cioè, ma sì, ma al di là di del cosa c'è per me, vabbè, ok, ma come dire, anche lì il tessuto turistico imprenditoriale sta ancora aspettando Godot, cioè sono ancora lì che aspettano i tour operator, no? Cioè, pensano ancora che deve passare un tour operator e gli riempie la stagione. E sono veramente pochi gli imprenditori che abbiamo incontrato già col nuovo paradigma in testa dello sviluppo dell'economia turistica. In Puglia mi sembra ce ne siano di più, cioè mi sembra che un po' per il fatto che quelle economie lì, alcune di quelle si sono trasformate anche se in modo differente, no? Rispetto a questa economia che l'architetto ha disegnato prima, che parte da una masseria e da un allevamento, da un'attività economica di base e aggiunge ospitalità, in realtà in qualche parte è stata utilizzata, no? Cioè è stata in qualche parte della Puglia è stata, diciamo così, sviluppata. Peccato che è stata sviluppata diversamente che così. Cioè, che cosa è successo in gran parte, ma lo conoscete. Hanno fatto la piscina, il ristorante, i matrimonifici e hanno preso il finanziamento, cioè hanno fatto muri e hanno preso denaro, va bene, non c'è nessun reato nel farlo, non sto dicendo che chi lo poteva prendere l'ha preso, il problema non è chi l'ha preso e chi gliel'ha, insomma, chi ha messo giù, chi ha creato il bisogno e chi ha creato l'offerta e la legge, tutto quello che va dietro. Quindi semplicemente è stata presa una strada in direzione, non dico sbagliata, ma che non ha futuro, ecco, no? Una diseconomia, cioè non produce, non aggiunge nuova economia a quella che c'era, anzi qualche volta l'ha distrutta, cioè la nuova attività turistica si è mangiata l'identità tipica di quel luogo, l'ha completamente sputtanata in un qualche modo, l'ha tradita, per cui ti capita di andare in questi posti e dici ma no, cioè, non, come si fa? E invece di fare il percorso opposto, cioè di renderla maggiormente economica e di valorizzarne la propria vera identità. Però ce n'è ancora tanto di lavoro da fare, cioè non siamo in una situazione ormai totalmente compromessa. Lo dico perché, ad esempio, la Calabria, che è una terra che conosco benissimo e che ho viaggiato anche abbastanza, sono, come dicono i miei amici, un terrone nordico, cioè conosco meglio il sud dell'Italia che il nord. E ho viaggiato moltissimo la Calabria e lì, guardate, non so se la conoscete, ma ormai è veramente quasi impossibile riuscire a trovare uno spazio possibile per questi tipi di ragionamenti, ancorché ci sono pure lì degli imprenditori interessanti, no? Che hanno capito che le cose così non funzionano. Lo dico perché non so se mi è mai capitato... Se vi è mai capitato di fare... Vabbè, insomma, vi racconto dopo magari. Ok, mi fermo qua. Prego. Sono costretti dalla... Perfettamente, perfetto. Allora, niente, io volevo portare la mia esperienza. Invece noi siamo un gruppo, io sono progettista, vabbè, siamo un gruppo che si occupa di sostenibilità di costruzione ultra efficiente già da un bel po' di anni sul territorio, costruiamo case passive, case, siamo conosciuti nell'ambito della sostenibilità. A un certo punto l'anno scorso abbiamo intercettato esattamente questo tipo di ragionamento che oggi, anche se mi spiace sono arrivato tardi, quindi sostanzialmente non ho beccato la prima parte dell'incontro, mi è spiaciuto, ma purtroppo. E in buona sostanza, allora, e abbiamo cercato di sviluppare, tant'è che voglio dire, abbiamo appena presentato a una fiera qua al Climahouse Puglia,
Un elemento di mobile home, mobile house, che parte proprio da questi presupposti che oggi, adesso, poco fa, erano stati un po' elencati, e che però, voglio dire, il nostro punto di riflessione, proprio in quanto non, diciamo, non nascendo dal turistico, ma nascendo invece dalla logica di chi invece si occupa delle costruzioni e di chi si occupa poi della sostenibilità, quindi del ciclo ambientale e naturale, le nostre considerazioni rispetto a modelli, abbiamo studiato dei modelli che sono un po' in giro, parecchi, insomma, in Italia, all'estero o quant'altro, che molto probabilmente sposano da un certo punto di vista sicuramente sposano la flessibilità, la leggerezza ancora più rispetto ad altre. Penso che oggi abbiate comunque già visto una differenza tra, come dire, un mobile un glamping inteso in quanto, diciamo, proprio glamping, e il mobile home, che già, diciamo, è una strada di mezzo, una via di mezzo. Il nostro punto di vista era un po' quello che per poter integrare proprio da pugliesi, o comunque, voglio dire, chi si occupa della sostenibilità all'interno di un territorio, quindi in un percorso mentale sempre abbastanza vicino a quello, quindi voglio dire col suo background culturale, il nostro punto di vista era quello che tante volte alcune esperienze, tipo queste container o comunque più metalliche o comunque queste molto leggere, molto trasportabili, molto leasing, no? Molto mobili, alla fine però poi forse messi in un percorso proprio pugliese, come l'esempio che faceva l'architetto prima, forse non potevano non essere proprio legare completamente con la storicità e con la caratteristica degli ambienti, in quanto sostanzialmente se si arriva a un certo tot di numeri, come ad esempio non i 6 posti letto dalla masseria centrale, ma 50 posti letto, 100 cellule, 50 cellule nel territorio, alle nostre latitudini, con i nostri problemi anche di comfort, che comunque bisogna comunque un minimo garantire all'interno delle cellule, molto probabilmente alcuni elementi, da una parte sicuramente molto economici, molto flessibili, molto veloci, però forse molto probabilmente poi alla fine nel ciclo completo della sostenibilità diventavano insostenibili, proprio perché io devo comunque dare molta energia, devo comunque poi in qualche maniera garantire un comfort indoor, e che quindi sostanzialmente in un container per far questo ci devo un po', in container o nella logica di tutto quello che viene, diciamo, dal container, devo un po'. Primo punto, secondo, e quindi questo è un punto di riflessione che chiaramente, in cui noi abbiamo letto, abbiamo fatto una nostra considerazione, anche perché l'abbiamo legata ancora di più forse, sempre da altre spigolature, però alla fine il ragionamento è lo stesso dell'esempio che faceva prima l'architetto, sostanzialmente l'abbiamo ancora voluto legare di più al territorio. Allora, legando e avendo come obiettivo comunque una cellula o comunque un modulo, quello che sia, autosufficiente energeticamente, che quindi alla fine quando è lì non mi deve succhiare nulla dal punto di vista energetico, e deve essere quindi completamente compatibile con quell'assioma, cioè stiamo ragionando di quel tipo di intervento. E proprio per legarlo ancora di più al territorio, alla terra, alla campagna, al panorama pugliese, abbiamo pensato di pensare e promuovere questo, e devo dire che, voglio dire, da questo punto di vista, pur essendo un'esperienza di poco tempo, di pochi mesi, i risultati e i riscontri sono sicuramente di grandissimo interesse, abbiamo pensato di aggiungere a quello schema, in buona sostanza come se aggiungessimo a quello schema che facevamo prima, delle coltivazioni, oltre che gli ulivi, lo faccio qui per cercare, oltre che gli ulivi, facciamo conto che qui ci siano altri 10 ettari, 5 ettari di coltivazioni estensive, che di solito sono il grano, che noi sostituiamo con la canapa la raccogliamo, la mettiamo insieme con la calce, ci costruiamo il muro, e il muro è quello che io trovo, la cellula costruita con le murature di calce e canapa, che diventano gli elementi che io godo. Quindi in buona sostanza il cerchio è ancora più connesso con questo. Anche mobili, sì. Noi abbiamo 2 tipi di cellule, una completamente trasportabile, quindi suo elemento carrellato, cioè, e anche comunque, per la verità, in questo momento noi l'abbiamo proposta un po' più grande, da 50 metri in su, però abbiamo la versione da 35 metri, 40 metri, che ancora non è diventato un progetto industrializzato to cure, però voglio dire, è lì, perché è la stessa logica, perché anche queste cellule che noi abbiamo pensato come se fosse un unico elemento da 50 metri, poi con elementi satellite che si possano anche connettere per dare per ampliare. Anche perché questo, non soltanto poi nella logica, casomai, dell'ospitalità,
ma anche il ricevimento, anche un tipo di servizio ausiliario. Io ci posso a questo 50 metri aggiungere dei satelliti, che già il sistema ha pensato per poter essere implementato con dei satelliti annessi, e quindi può diventare tutta un'altra serie di strutture che comunque nel caso della masseria non ho bisogno, ma nel caso nel territorio potrei aver bisogno di una spazialità diversa. Quindi questo adesso non voglio entrare troppo perché potrebbe sembrare, invece quindi questo per dire che comunque la risposta su questi temi è stata proprio a testimonianza di quello che dicevi prima. Chiaramente il territorio è molto sensibile su questo, perché le azioni che sono state fatte ormai da anni cominciano a diffondersi, le azioni politiche, comunque le azioni diciamo fatte sulla diffusione e sulla sensibilità di questi temi ormai iniziano a permeare molto nella massa, e quindi volevo portare questa esperienza. Un altro elemento di criticità, come dire, che noi avevamo letto, e legandomi a quello che dicevi sui leasing, sulla formula veramente del nome del nomade, no? Che molto probabilmente questo sistema, perché io proprio l'anno scorso ho avuto un contatto, cioè, con qualcuno che ha già incominciato a fare qualcosa tipo 3 mesi estivi, poi monto sul camion, 3 mesi invernali, cioè il vero e proprio, la vera e propria, il concetto diciamo della flessibilità è veramente del provvisionale o del provvisorio. Da noi forse, per le nostre logiche turistiche, non lo so, non sono un esperto di questo, però intuitivamente questo discorso forse è un po' più zoppicante, perché una realtà invernale non ne abbiamo, quindi se io domani mattina dovessi o volessi farla io da imprenditore, un'azienda di leasing che piazza in giro le cose di cui raccontavo prima, avrei una grande richiesta l'estate, ma l'inverno me le dovrei mettere in deposito. A quel punto direi all'imprenditore: tienitele tu, mi evito il trasporto, tienitele lì e come stanno bene, perché sennò mi diventa un costo invece che essere un bonus. Questo perché invece, con altre esperienze con cui mi sono confrontato, si parlava di Veneto, quindi stagione estiva a Riviera Veneta, stagione invernale 100 km, sono sulle montagne, quindi faceva l'esperienza invernale, il clambing invernale e il clambing estivo, quindi sostanzialmente in quella logica funziona perfettamente. Da noi non so se in un quadro economico, come dire, poi questo sia compatibile. Ok. Io affronto delle questioni che lei ha sollevato, ne affronto una, poi lascio all'architetto affrontare quella, questa, cioè della dinamica che riguarda questo aspetto che lei ha detto, e anche quella precedente circa, diciamo così, l'inserimento, se ho capito bene, paesaggistico di queste strutture all'interno di questi contesti. Sono questioni che affronterà lui. Io però adesso a questo punto entro un po' di più nel merito, perché vi racconto che non abbiamo fatto a botte quando abbiamo fatto questo progetto, però ci siamo confrontati molto. E le racconto l'esperienza che ho avuto nell'interlocuzione con chi, come lei, come chi fa questo mestiere, guarda alla questione venendo dall'esperienza appunto della prefabbricazione piuttosto che del design, piuttosto che, ed è stato un match abbastanza importante, perché io sono partito da quello che vi ho detto in presentazione, cioè il mio punto di partenza, il punto di partenza originale di GH su questa vicenda del glamping che abbiamo usato, insomma, sulla quale abbiamo, come dire, ci siamo esercitati in questi anni, è una strategia di sviluppo di ospitalità economica. Questa era la mia sfida, non so come dire, no? Era questo il mio tema. Allora, quando abbiamo discusso molte volte, insomma, questa cifra qua che voi non vedete è 64 euro media notte a persona, cioè ci siamo. Io non sto pensando a delle robe da 150 euro a notte, cioè non sto pensando dei Lake Lodge Resort strafighi 400, cioè non sto pensando alla Fiera di Milano, cioè, non è quella roba, il design, non c'entra niente. 64 euro a notte, vi è chiaro? Quanti sono 64 euro a notte a persona? Media vuol dire che si va sotto e vuol dire che si va un po' sopra, ma vuol dire che si va anche a 45. Ok? Quindi io sono partito da qua, questo era il dato fisso, perché secondo me sul mercato queste strutture stanno a questi prezzi, non ad altri.
Chi va sopra i 100 euro a notte, fuori, fa... Vabbè, allora, cioè magari insomma ce ne può stare uno, no? Ce ne possono stare due, ma avete capito che abbiamo pensato ad un sistema di ospitalità per il Sud Italia? Cioè non abbiamo pensato a un progetto, non abbiamo detto dobbiamo fare, che ne so io, il resort di Salvatore Ferragamo, no? Ecco, cioè, perché lì c'è problema, cioè, no, chiaro, non era questo il nostro intento. Quindi noi siamo partiti da questa 64 euro a notte, 80 notti. 80, che è, diciamo così, qualche cosina di più di quello che è, di quella che è la media, ma con la logica dello spostamento, no, di cui si parlava prima, la cosa, capirete, funziona. Secondo l'architetto, poi magari ve lo spiega lui, è possibile costruirle e realizzarle a tra 35 e 40 mila euro l'una. Anche molto meno. Se dici molto meno, poi dopo te lo spiego come fa a costare molto meno. No, ma dopo lo spiega l'architetto, perché sono anni che gli rompo le palle su questo molto meno. Quindi 64 euro a notte, ma ne possiamo fare anche per 640 euro a notte dello stesso tipo. Non c'è mercato per 640 euro a notte, non c'è mercato. Non c'è mercato perché, perché questo sarebbe un discorso lungo, perché non c'è mercato, soprattutto nel sud, perché il tema della raggiungibilità è ancora onerosissimo. Cioè, il problema è questo, no? Che il tema della raggiungibilità di questi luoghi è oneroso. Va bene che la questione, diciamo così, della mobilità aerea si è abbassata di molto, abbastanza. Però poi quando sei sbarcato a Palese, o piuttosto che a Lamezia Terme, o piuttosto che a Catania, poi lì sei fregato, cioè da lì in avanti sono cazzi, no? Cioè, o la macchina, o non si sa cosa, o costa, chiaro? Quindi io facevo questo ragionamento perché siamo partiti dal fatto che non si guadagna vendendo una notte, e per il fatto che secondo me questa cifra era una cifra che in un sistema, diciamo così, di un viaggio per una famiglia, per insomma chi volete voi, era una cifra che aveva e che ha un mercato. Quindi c'è un altro dato molto importante, che noi abbiamo pensato che ogni posto letto debba avere 500 metri quadrati di verde. Poi 500 per posto letto fa 1500 per unità. 1500 metri quadrati per unità, avete capito che tipo di progetto è, no? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di essere, no? Di diradare moltissimo e di, diciamo così, integrare moltissimo questa logica di ospitalità nelle situazioni. Il prezzo per unità ricettiva, il prezzo per posto letto, trasformato in un canone annuale di leasing, una manutenzione straordinaria, nel trasporto e nell'installazione, certo, negli spazi di trasporto e installazione, anche nella rendita fondiaria della superficie, cioè anche remunerare, diciamo così, la rendita che la superficie, no, l'affitto. I costi di trasformazione urbanistica, perché comunque ci sono un minimo di costi di organizzazione, no? Per poter ospitare queste unità. E poi i costi produttivi, quindi i costi, i dati di progetto, i costi di insediamento, i costi produttivi, biancherie e pulizie, manutenzione ordinaria, manutenzione del verde, consumi. Poi qua ci sono tutte le formule sui consumi che sappiamo. I costi commerciali. La promozione e il marketing, piuttosto che, sono stati anche molto abbondanti, vi devo dire che ogni anno i costi commerciali calano, non crescono, per chi sa come si opera, per chi non sa crescono, ma per chi sa calano. C'è sempre un ragioniere che tiene di conto, e due carte da presentare allo Stato alla fine anno, un commercialista da pagare in un qualche modo, magari anche promettendogli i soldi, ma insomma poi si scoccia a un certo punto. Quindi questi sono dei costi. L'occupazione ve l'ho detta prima, e
La redditività si aggirerebbe intorno al 10%, che sarebbe veramente una redditività straordinaria se pensate a se sostituiamo a questi valori, prendiamo adesso una camera qualsiasi, quando siete in fondo è rosso, cioè non c'è pezza. E, ecco, ci tenevo a dirlo perché abbiamo visto e ho visto diverse soluzioni, come probabilmente quelle che state progettando, che avete progettato, ne abbiamo viste diverse. Se posso dire che cosa, un consiglio, se mi posso permettere, insomma un'indicazione, ecco, è di ragionare un po' in questa logica, cioè realizzare questi sistemi significa da un lato garantire a chi lo realizza e lo posiziona di avere una remuneratività, perché sennò non si capisce perché lo dovrebbe fare, ma dall'altra parte la stessa remuneratività deve essere garantita a chi lo gestisce, cioè la stessa convenienza economica ci deve essere da parte di chi lo gestisce, se no questa economia non parte, no? Cioè se ci guadagna solo chi la realizza piuttosto che non riesce a guadagnarci chi lo gestisce, capite che insomma non si riesce. Ecco, questo metodo Zadra che abbiamo fatto dimostrerebbe entrambi le economicità, no? E partendo da un punto di partenza da alcuni numeri che vi ho detto prima. Poi Marco, se vuoi entrare invece più nel merito di altre questioni che hai sollevato, che riguardano più il tuo sì. Sapere che il mio. Tornerei però alla discussione di base. Cioè, se questa non è un'attività corollario, non regge il discorso che stiamo facendo. Allora reggerebbe un mondo idilliaco dove l'economia del turismo esiste. E abbiamo detto prima, le premesse non bisogna mai scordarle, come l'articolo 1 di ogni legge o di ogni normativa. Abbiamo detto prima che questa economia non esiste, anzi è una diseconomia il turismo, fatto come industria. La collega... Ecco, questa diseconomia si satura così, dicendo che ad un'economia florida o comunque autosufficiente si aggiunge l'ospitalità che fa da economia secondaria e corollario e che questa ospitalità deve depurarsi, come se fossero delle scorie, di tutti questi difetti. Il difetto di non essere... il difetto principale dell'industria turistica, che è quello di stufare il proprio cliente, di sfruttarlo, di pelarlo come fosse un pidocchio, no? Questa pratica, che è la triste pratica del dover sopravvivere su un'attività, diciamo, saltuaria, come sono 60 giorni di attività turistica, 80 all'anno, è purtroppo la cura che ammazza il malato piuttosto che la soluzione che porta alla fine l'esperienza. È successo dappertutto, sempre per fare un esempio e per dire che la Puglia non è il posto peggiore del mondo, da quello che si sente a seconda dell'ora della giornata in cui si comincia a parlare di queste cose, vi ricordo che il lago di Garda, che è il paradiso in terra dal punto di vista della stagionalità, perché ha 4 stagioni intere e a cavare fuori novembre per andare in ferie a New York o in Australia ci va della bella fatica, perché ci sono dei lavori da fare a novembre, delle manutenzioni. Quindi vuol dire che per 11 mesi all'anno il lago di Garda ha utenza. Utenza vuol dire che ha degli amanti di quel clima lì, di quel vento lì, di quell'acqua lì, di quel mangiare lì, di quel bere lì, che si muovono dal centro Europa per confluire su quell'area lì, che è fortunatissima. Poi c'è un Nord Italia che ha dimenticato il divertimentificio di Rimini e di Viserbella, si è concentrato a Peschiera, Cavalcaselle, Desenzano. Ecco, quindi quel posto, se fosse da fare un prototipo del turismo perfetto, sarebbe il posto perfetto, no? Sarebbe la scultura di Fidia del turismo. Beh, insomma, il fatto è che anche questi, prima di fare, anche questi che stanno lì, che sono 3 province sostanzialmente che affacciano sul lago di Garda, Brescia con la sua industria, Verona con il suo, cioè il centro meridionale, insomma, dell'agroindustria, del commercio della materia agricola, eccetera, e il Trentino con la sua
arretratezza, diciamo, imprenditoriale, che però preserva le sue risorse e le fa tornare tutte le stagioni come nuove nel circuito del consumo, dei visitatori che vanno lì e rivedono le stesse montagne, rivedono gli stessi pascoli, risentono il formaggio dell'anno dopo, il maiale dell'anno prima, ecco, fanno queste cose. Allora, queste tre province, queste tre regioni, diciamo, che affacciano su Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, che affacciano sul lago di Garda, nell'80 hanno fatto l'errore madornale della Costa Brava, di Costa Rei in Sardegna, del Gargano in Puglia, dei litorali tarantini in Puglia, cioè gli errori, no? Della Calabria, di altri posti, cioè tutti i fallimenti di Gela, i posti che tutti sappiamo. L'Accademia della Crusca ha accettato il concetto di rappalizzazione, per cui vi rendete conto cosa vuol dire il rappallo negli anni 60, no? E cosa vuol dire il sopruso della risorsa fondamentale, che è il territorio. Il sopruso che a un certo punto ammazza la risorsa. Tornando al lago di Garda, negli anni 80 il lago di Garda e i gardesani hanno fatto l'errore madornale. Siccome gli piovevano a casa tutti i giorni a bussare sulla porta o alla porta dell'albergo frotte di turisti, i quali chiedevano l'esperienza di Goethe, l'esperienza di Mozart, e volevano fare il Grand Tour e cominciarlo da lì e cominciare a vedere i limoni ancora in mezzo alle Alpi, in mezzo alla neve, e cominciare a vedere le palme in un posto dove non ci si aspetta e godere di questo, diciamo, unicum. Ecco, allora loro hanno detto, beh, pegliamoli, no? Tanto via questi ne arriva degli altri, cioè non riesco a soddisfarli tutti, mi vengono 100 richieste e ho 3 letti, no? Pelo questi 3 e poi vediamo, no? Pelo questi tre, sono usciti 2 articoli di giornale, uno su un settimanale e uno su un giornale, che hanno detto gli italiani si fanno fessi di noi, gli italiani pensano di essere più furbi di noi, gli italiani pensano che noi siamo dei polli da spennare. E per 10 anni hanno fatto la fame quelli del Garda. Il Garda ha fatto la fame. No, se voi vedete i giocattoli che quando lui va al ministero confeziona, no? Cioè queste mappe contestualizzate con sui colori. Cioè il Garda è un buco nero, cioè è una macchia nera come presenze, come altro che 125 giorni in crescita. Stiamo parlando di, appunto, che salvare il mese di novembre è già una fatica. Questi davano la pasta scotta, magari di grano tenero, con sopra la conserva di pomodoro, di tubetto. E beata te, guarda che in Sicilia succede ancora oggi, non pensare che questa esperienza sia servita a qualcuno. Cioè, questa esperienza non è servita quasi a nessuno, perché tutte le volte che parte un attimo un'economia accanto all'ospitalità, c'è sempre qualcuno che dice, ma io sono più furbo degli altri, io sono più scaltro, sono più smalizioso, io gli pelo questi qua, tanto me ne arriva un altro domani, no? E questa non è più ospitalità, questa qua è l'economia del turismo, o l'economia sul turismo. Non è mica finita, perché parlare male dell'Italia, insomma, sono capaci tutti, ne abbiamo d'onde, ma è anche uno sport nazionale. La Croazia, che è il nostro vicino di casa, ci abbiamo speso 12 anni insieme, quindi parliamo con cognizione di causa, no? Dalla dopoguerra, la guerra con cui si sono ammazzati fra parenti, amici e cugini, no? Hanno fatto il Garda anche loro, no? Hanno detto, beh, adesso non abbiamo queste strutture, la federazione ce le ha regalate, perché sono Belgrado e noi siamo croati, no? E su queste strutture, alberghi da 500 stanze, alberghi da 1200 stanze, no? Spiagge bellissime, aree protette, parchi con dentro dei villaggi turistici, parchi con dentro dei autocamp, li chiamano loro, che sarebbero i camping di cui nominavamo, però fatti da Dio, cioè non fatti alla selvaggia come questi che abbiamo visto, no? Quelli col filo spinato, le onduline di plastica gialla e le mutandoni a stendere, ecco, non queste robe qua. Loro avevano dei parchi che li abbiamo visitati di prima mano, il giorno che facevano il Club Adriatico faceva la esposizione al pubblico della proposta di privatizzazione di queste risorse, diciamo,
organizzate, che erano federali, dopo sono diventate statuali croate, noi siamo stati lì a vedere e abbiamo visto il decadimento rapido di questo processo di pelatura del turista. Cioè gli esempi, quello che è successo appunto in Costa Brava, è successo in Sardegna, è successo in Puglia, è successo in Calabria, è successo in Sicilia, è successo sul Garda, non è stato sufficiente neanche il racconto che noi facevamo di quello che si prospettava il giorno dopo, è stato sufficiente a fare in maniera che questo disastro non avvenga. È soltanto intervenuta una legge salvacoste, tipo quella della Sardegna, che adesso ieri sentivo che delle persone illuminate in Puglia pensano di discutere, no? Che ha fatto in maniera che almeno il disastro che è successo subito dopo la guerra, cioè che tutti hanno costruito, come a Gela, filo mare, i blocchi di cemento grigio, senza intonaco fuori, perché tanto dopo lo finiamo dopo intanto ho costruito, non so, una villa russa e poi vediamo se trovo qualche pollo per regalargli, per vendergli, e così faccio la speculazione immobiliare. Ognuno di loro, sono diventati operatori di speculazione immobiliare, ha cominciato ad affittare le sobe, si chiamano così, le stanze con bagno. E la gente che passava di lì incappava in una con il cartello che diceva soba, 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 si fermava e andava a dormire in casa del croato. La rete di recupero di terza mano di una branda militare, un bagno che perde, l'aria condizionata che ti sputa il gelo sulla testa mentre stai dormendo, la ricchezza dei poveri, no? Cioè quelle cose, il sapone con la pubblicità di un albergo di Roma, cose così. E tutti gli anni, per 3 o 4 anni, dal 2004 fino al 2008, hanno visto crescere a due cifre l'affluenza turistica, no? E quindi un'economia che li ha fatti smettere di lavorare in campagna, li ha fatti smettere di andare a caccia, li ha fatti smettere di lavorare in barca, li ha fatti convertire tutti in operatori turistici, perché venivano da un deserto post-bellico e non si accorgevano che quell'economia era fittizia e che tutte le volte che loro rendevano insoddisfatto qualcuno dei turisti gli portava 10 non arrivi e di colpo l'economia si è fermata, come è successo nel Garda, sul Garda negli anni 80. Di colpo quell'economia che sembrava fosse il Klondike e oro dappertutto è scomparsa e tutti si sono interrogati del perché. Ah, perché la provincia non ci aiuta? Ah, perché lo Stato non pensa a noi, abbiamo una situazione di crisi, come facciamo? Forse sono stati forzati a trasformarsi. Per forza, il fallimento li ha portati a diventare qualcos'altro. Il fallimento che deve ospitare qualcuno in casa non può farlo per legge, diventato operatore turistico spesso di fare il contadino, ma non ha la cultura per fare quello. È per quello che la struttura della Puglia, che è organizzata territorialmente in quella maniera, la possibilità. Hanno aperte 10.000. Bene. E non si può più neanche respirare nel centro storico, perché? Perché il macellaio ha aperto il fast food di macelleria pur di attirare turisti che oltretutto appunto l'anno dopo non tornano, perché chiaramente è carne importata, non è neanche carne locale, magari strapagata. Allora, quello che dico io quando ho presentato questo progetto in Regione Puglia, è un progetto di ecovillaggio. Allora, la Puglia è un ecovillaggio, è la campagna più abitata d'Europa. Allora, quello che io dicevo è innanzitutto cambiamo proprio il concetto di turismo, perché questo tipo di turismo, il concetto, anche quello che in modo anche provinciale in Puglia abbiamo voluto imitare, è stato un modello turistico appartenente al nord. Infatti le varie Borgo Ignazia, tutto questo proliferare di piscine, questo usare fondi pubblici, oltretutto cercando architettonicamente di fare il meglio possibile per sembrare ancora masserie, ma in realtà sono edifici nuovi costruiti sul mare ancora ed ancora, non è quella la direzione. La direzione era conservare innanzitutto il fatto che in Puglia si vive in campagna. Cioè in Puglia, io vivo in Valle d'Itria per scelta da 20 anni, non ci sono nata, tutta la Valle d'Itria è abitata e ognuno ha 1500 metri di terra minimo, quindi è un ecovillaggio già. Io ci devo mettere una struttura a Casa di Pasquina, una struttura
donne sanno fare i pomodori veri, sanno cucinare la camera. È questo che ho detto. Ma che cosa mi hanno detto? È quello, no, perché la camera non è a norma, quello è un bed and breakfast. Mi hanno fatto impazzire. Sì. Impazzire. Io ho messo le tende, le ho prese dalla Mongolia, sono andata a vivere con i nomadi. Ho capito perché questi sono nomadi. Perché l'economia è cambiata, nostra. Noi siamo nomadi ora, siamo nuovi nomadi, perché siamo noi prima di tutto che ci dobbiamo creare un lavoro in campagna. Ma non ci basta fare l'agricoltura, dobbiamo anche ospitare, allora è tutta una storia. Solo se siamo capaci. Mi dispiace che non è venuto qui adesso il mio padre, che invece si è occupato della parte economica, diciamo, della cosa. Di vari budget abbiamo scritto di tutto, abbiamo presentato progetti di ecovillaggio. Lui mi prendeva per una visionaria. Ma le tende le ha messe su, no? Sì, come no? Ho fatto anche il primo spazio nomade in Puglia, ma tutto mi spese, Ho portato le tende dalla Mongolia, le ho ridisegnate per la Puglia. Però la logica è quella che dicevo. Ma facciamo un ecovillaggio. Quante tende ha messe su? Erano 10 in una casa di campagna dove avevo creato questo centro culturale per ospitare. Ma non mi piace, mi sentite tutti? Sì. Ecco, se ci sentiamo. No, è perché è divertente la storia, perché tocca tanti temi. Ora, al di là del fatto di parlare ognuno di noi, è meraviglioso quello che sta succedendo, perché ci stiamo confrontando evidentemente su una ricerca epocale, molto difficile ma necessaria, dove ci vogliono tantissime competenze e molta buona volontà. E niente, poi le ho dovute, diciamo, in realtà volevo ottenere la possibilità di restare in questo luogo che ha promosso mostre, sono venuti dalla Francia, da ovunque in Valle d'Itria per venire a stare con noi, e tutta questa promozione l'abbiamo fatta noi, senza finanziamenti, senza, con il rischio con tantissimi rischi. Però in realtà noi eravamo clandestini illegali. Io dicevo, ma io ho messo 10 tende, stanno venendo persone che sono felici di venire. Ci svegliamo la mattina, abbiamo l'orto, vogliono stare qui, vogliono tornare l'anno prossimo. Mi conoscono in Europa per questo, sono sorti 70 ecovillaggi in Francia nel frattempo. L'ho detto alla Regione Puglia, l'ho detto a tutti. Che è successo poi? È successo che ho dovuto vendere le tende ad ognuno che mi... Chi me ne chiedeva uno gliela vendevo, perché almeno una la puoi tenere nel giardino, giusto? Mi sono trasformata in venditore di tende e sto cercando di capire se posso resistere almeno in questo. Non so se mi spiego. Cioè il sistema che aveva messo insieme, che era un primo di un nucleo, di un nucleo, un prototipo di successo, perché il geometra mi ha detto del paese, a parte che è venuta la RAI da Torino a riprendere la mia esperienza, cioè voglio dire, e siamo in Puglia, perché poi la sensibilità per questo c'è. Però no, però io non volevo fare polemica adesso, volevo dire che ci sono tanti ingredienti e anche delle esperienze che magari non sono ancora venute alla luce, come esperienze magari meno, voglio dire, oneste, di ricerca, anche di successo, perché è stata un'esperienza di successo, devo dire, per quanto mi riguarda. E sinora siamo anche in piedi, ancora più o meno da un punto di vista economico. Però, ecco, questa rete di cui si parlava è importante capire come poterla in qualche modo creare. Perché sopravvivano. Se queste esperienze stanno avvenendo c'è un motivo, ma ce lo chiede l'epoca, il momento. Ed è difficile, è molto difficile, perché andiamo a stravolgere tutta una serie di uno status quo e anche... tanti interessi, questo è chiaro. Un altro piccolo pezzettino di questa storia, voglio dire, solo per raccontare sino a che punto può arrivare un paradosso, no? In quanto a questo punto designer, realizzatore di tende, io avevo fatto entrambe le cose, partivo da un'idea che era un'idea essenzialmente culturale, di ospitalità e di unione tra popoli e culture, quindi sia da un punto di vista architettonico, quindi del confronto delle strutture, sia dal punto di vista della cultura di questi popoli, quindi nomadi e stanziali, come possiamo farli incontrare? Ho fatto arrivare i mongoli in Puglia,
per dire, cioè per capire come vivono i nomadi, perché sono nomadi e perché noi lo eravamo e non lo siamo, insomma tutto questo. Alla fine, in quanto poi potendo sopravvivere come venditore di tende, ho dovuto prendere io un locale artigianale con destinazione d'uso, quindi sono entrata io nella burocrazia e scopro adesso, dopo aver investito in questo spazio che voleva essere un laboratorio ma anche un luogo di ospitalità, ho montato ancora le tende lì davanti, che non ha l'agibilità. Mi sono spiegata? Io sono quella che ha pagato anche i fitti, che ha sistemato lo spazio riciclando tutto quello che era buttato lì di immondizia lì davanti. Mi sto spiegando? Cioè, una persona che ha visto una tenda, una struttura mobile, oltretutto come soluzione e come stimolo anche culturale per arrivare a quello che voi state dicendo, per fortuna, finalmente siete arrivati in Puglia. E non sono arrivati in Puglia quelli del nord che vengono a dire noi sappiamo fare il turismo, fatelo come noi. Non so se mi spiego. Sono queste le persone a cui hanno steso i tappeti rossi. Mi fermo qui. Grazie, scusate. Prego. Io faccio l'imprenditore e sono molto interessato a questi argomenti perché stiamo sperimentando pure noi. Però volevo portare un pensiero di speranza. Io ho sperimentato che il mercato è molto più potente della burocrazia. È chiaro che finché c'è qualcosa di sperimentale, cioè un prodotto non è ancora maturo, si hanno molte più difficoltà a poter capire questa cosa. Però in tutte le occasioni in cui ho sperimentato mi sono reso conto che nel momento in cui un prodotto arriva a maturazione non ce n'è per la burocrazia, il mercato è più forte. Questo è il messaggio di speranza. Io l'ho testato in molte delle mie attività. Se fai l'imprenditore visionario, devi stare lì a confine, quindi devi essere lì ad attendere che quel prodotto che sta maturando sia maturo. Quindi quello che tu dici, che sicuramente è vero perché l'hai provato sulla tua pelle, ritengo che sia diventato invece oggi un prodotto che può essere maturo per il nostro territorio. Bisogna vedere chi lo mangerà. Ecco, io quando ti parlo di... Bisogna fare in modo che arrivino ad una... non solo all'utente, non è il problema semplicemente, come si diceva, di vedere i risultati economici. Poi abbiamo visto anche gli alberghi per quanto durato. Non è solo il risultato economico. L'importante è seminare perché i risultati non siano esclusivamente destinati ad un momento, a qualche anno. Continueremo a fare spreco. Ma io quando ti dico che è maturo perché quel sistema, parlava di paradigma prima, cioè quel paradigma è morto. Quindi non ce n'è. Io rappresento una federazione, quella dei pubblici esercizi in provincia di Bari, la FIPE, sono presidente provinciale, sono molto vicino anche a Federalberghi, ho un albergo pure mio piccolino e il presidente di Federalberghi della provincia di Bari è uno più giovane di me, ma sono incazzati neri perché oramai quel settore è in ginocchio. Quando lui parla di 64 euro a pernotto,
io ti dico che già è altissimo come il mercato, diciamo, pure un pernotto a 64 euro sei fuori mercato. Parliamo di 30 euro oramai per poter. E allora, immobiliarmente, dimmi chi può fare un investimento sapendo che 30 euro deve essere il pernotto. Quindi il mercato ti esclude tutto quel mercato immobiliare delle palazzine, degli hotel costruiti. Quindi diciamo, il messaggio di speranza è questo, cioè è chiaro la burocrazia non ce lo consente, ma io ho verificato in tanti altri contesti che in particolare, ecco, ti faccio questo esempio, io nasco dai locali da ballo e sulla questione dei locali da ballo c'è una burocrazia enorme, esagerata. Credo che forse i locali da ballo sono quelli ipercontrollati. Le discoteche sono drammaticamente in difficoltà. No, quello è già un altro comparto. C'è stata una resistenza enorme a tutto il fenomeno di disco bar, di diciamo, altre strutture alternative, ma il mercato è così potente che non ce n'è per chi vuole resistere. Quindi diciamo, bisogna necessariamente avere la consapevolezza che il mercato sta cambiando e che quindi bisogna necessariamente prendere atto di questa cosa. Purtroppo, ecco, diciamo, la burocrazia è sempre l'ultima a poter prendere atto, ma credo che il momento è maturo, ecco, solo questo volevo. Intervengo su questo un attimo, perché io, anch'io penso che tu abbia ragione, cioè che la forza del mercato è, no, in un qualche modo, però qua abbiamo a che fare con un sistema che chiamiamo turismo per convenzione, abbastanza complesso, come tutti sappiamo bene, e dove in realtà abbiamo a che fare appunto fondamentalmente tra un ospite e un ospitante nella relazione che intercorre, no, fra questi due interlocutori, e abbiamo a che fare con un territorio, no, che ne costituisce, diciamo così, il motivo per cui queste persone viaggiano, si spostano, si incontrano, si relazionano. Allora, mi sono convinto, ma mi sono convinto di recente, e mi sto chiedendo come si possa trovare una soluzione. Mi sono convinto che abbiamo bisogno in Italia di un orientamento normativo preciso, un foglio a quattro, ma preciso, perché se no qua veramente, per come ci siamo arrivati, per le incrostazioni, vi parlo di dinamiche che ho conosciuto anche ad un certo livello, no? Avete capito, ho fatto anche esperienza di quel genere lì. Non ne usciamo più da questa situazione dove tutti sono compromessi con tutto, e tra l'altro compromessi col passato, non so come dire, no? Cioè abbiamo bisogno veramente di trovare definire quei tre o quattro paletti che precisano un percorso. Serve questo per evitare che la spinta del mercato, un'altra volta, che alla spinta di quel mercato lì, di nuovo si dia una risposta sbagliata, o per evitare che le incostazioni che sono accadute, che si sono succedute nel tempo, compromettano un'altra volta questa possibile ripartenza. Stiamo parlando a 50 anni, cioè stiamo facendo un ragionamento che sta a 30, 50, stiamo facendo un ragionamento lungo. Io, che se volete divertirvi perdete un po' di tempo, ma insomma su GHNet trovate quello che penso, da molti anni lo scrivo. Io penso che l'economia turistica e culturale, che io chiamo economia delle relazioni, ma è una mia, come dire, un mio esercizio, sia, come dire, la prospettiva strategica dello sviluppo economico di questo paese. Lo dico, lo argomento, lo propongo, lo scrivo e faccio un imprenditore, come dire, invece di andare in giro, no, sapete com'è quella storia, no? Chi sa fare fa, chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare insegna ad insegnare, chi non sa insegnare ad insegnare fa politica, no? Questa è la storia. Quindi io cerco di farlo, cioè sto al primo gradino e dico, beh, insomma,
No, cerco di farlo. Bene o male, insomma, cerco di farlo. Quindi la questione è che avremmo bisogno di un indirizzo per cercare di organizzare una strategia un po' sistematica, come lei prima ci ha raccontato, no? Ho capito, anche noi stiamo cercando esattamente la stessa opportunità, no? Perché ci siamo fermati, a un certo punto lo potevamo fare, avremmo trovato il posto dove fare, una masseria dove poter fare questa cosa qua. Non ce la siamo sentiti di dire dai che ce li mettiamo, no? Perché poi che facciamo? Poi il giorno dopo, se non possiamo replicare questo modello, come fai tu a fornirmeli a 35.000 euro? E dici, ma cazzo, se me ne chiedi 10, anche a 32, ma se me ne chiedi... No, cioè, capito? Dopo ci sono dinamiche di questo tipo, quindi abbiamo bisogno di un minimo di percorso. Però quello che noi si potrebbe cominciare a fare è sindacato, non in termini CGL, CISL, UIL, ma... dovremmo cominciare a fare qualche operazione seria di syndication su queste cose. E penso, non so bene come ci possa fare, ci sto pensando però, cioè non sono fermo, non, nel senso che me lo sto chiedendo, non mi va di perdere tempo, questo no, perché non ne abbiamo di tempo, nessuno di noi ha tempo, però mi sto chiedendo come si possa e dove, in che modo si possa riuscire a, diciamo così, ad accendere questa miccia e poterla vedere a 15 anni, a 20 anni, no? Cioè poter capire che su quella strada, poi aggiustiamo, la sistemiamo, insomma, no? Ma poter capire che puoi camminare. Andare, diciamo così, insieme al flusso del mercato, anziché contropelo come stiamo andando oggi, o piuttosto col cabotaggio, perché quando andiamo contropelo, hai ragione, ma se andiamo di cabotaggio, no? Cioè, tutte le volte è un mercimonio di situazioni per cui non riesci. Il Comune di Puglia è particolarmente disponibile al progetto pilota. Ma il problema non è il Comune, qua abbiamo bisogno, per la legislazione che abbiamo in materia, non voi sapete che il turismo è materia regionale, tra l'altro è materia non concorrente. Io sostengo da anni la riforma di Tito V, delle riforme che ha fatto Tito V sono state delle robe pazzesche, e ci sono, diciamo così, ci sono questioni che hanno a che fare anche con questo. E, tuttavia, la norma, le norme sono regionali, quindi abbiamo bisogno di una regione innanzitutto, ma abbiamo bisogno che in questa regione che le norme di questa regione, poi magari l'architetto Piatti vi dice qualcosa di più, perché su questo tema ci stiamo lavorando con il Politecnico di Milano, quindi neanche con, come dire, gli ultimi, no? con quelli che fanno urbanistica al Politecnico di Milano, no? Ecco. Per le norme, chiaro? Per le norme, perché noi ce l'avremmo in mano la norma, noi il fogliettino di norme, gli articoli ce li avremmo anche scritti, cioè li avremmo già pensati, ma no io che non ne capisco, ma chi a Milano al Politecnico scrive norme urbanistiche per mezzo mondo, no? Ecco, quindi ce l'avremmo il foglio da dire, senta Presidente, Assessore, ci mettiamo un timbro, alziamo la manina che partiamo, o stiamo ancora a grattarcene un po', perché qua passano gli anni, no, e ce la grattiamo. Non so se come si possa far accadere questa cosa qua, sto cercando di trovare una soluzione. Però dicevo, è materia regionale, ma che ha a che fare con questioni che riguardano ad esempio il demanio, che invece è una faccenda, diciamo così, nazionale, statale, no? Il demanio. Spesso sono questioni che hanno a che fare con le sovrintendenze ai beni architettonici monumentali, piuttosto. Allora, però il ginepraio lo conosciamo, cioè noi abbiamo un'idea precisa del ginepraio, va bene? Ce la siamo fatta l'idea precisa del ginepraio. Io non sono in grado, magari lui, ma se si mette lì nel pomeriggio e vi fa la lista, anzi forse neanche lui, ma se facciamo una sessione di lavoro con il professor Blois, vi farò proprio, ve la descriviamo. Facciamo la lista della spesa del ginepraio. L'avremmo anche risolto il ginepraio. Si tratta di trovare un interlocutore che su questa operazione, no, può legiferare, decide di legiferare. E attorno alla legiferazione, si metta anche in una condizione, diciamo così, di spinta
politica perché ciò possa accadere nei modi e nelle forme dovute, però, cioè con dei valori che si assomigliano. L'IMU, che c'entra l'IMU? Se a questo punto diventa un fatto politico, no? Per dove siamo arrivati noi? Noi saremmo, l'ho detto prima, noi saremmo pronti per essere convocati da un'organizzazione regionale che dica, sentite, abbiamo capito, voi e tutti gli altri come voi che ragionate da anni su queste cose qua, ci dite come si risolve il problema, e allora io tiro fuori il pezzo di carino, si risolve così, te l'ho scritto come si fa il problema. Discuti. Sì, è così. È così, è così, certo. Di andare alla radice della libertà di muoversi, non solo di muoversi, ma anche di occupare uno spazio senza abusarne. Mi spiego? Quindi noi stiamo cercando una libertà, mi spiego, legittima. Allora, quando torno poi, adesso dicevo il discorso IMU, nel momento è ridicolo, voglio far ridere un po', se riesco a far ridere, è ridicolo che siamo anche in un momento in cui si giocano interessi mostruosi in tutta questa, quello che stiamo, a cui assistiamo, diciamo, si gioca sul mi tolgo, vi do 10, vi metto 10, ve la ridò, insomma, questo cosa vuol dire? Che essere stanziali, quindi possedere qualcosa, è un modo di esistere, ma non è l'unico modo, non è l'unico. Ecco perché sono andata a vedere dove vivono altrove e dove vogliono diventare come noi. Allora cosa sta succedendo? Sta succedendo un fatto importante da un punto di vista culturale, deve diventare anche da un punto di vista politico, questo è poco ma sicuro, perché è una condizione diffusa. È una condizione, prego, diffusa, cioè, quella di sì, prego. Secondo me c'è anche un problema di base quando si parla di politica, di normare. A chi stiamo parlando? Qual è il target di riferimento? Di base mi sembra che stiamo parlando a nuovi operatori turistici, a nuove persone che si avventurano in questo mercato. Chi si riconverte? Chi ha un patrimonio immobiliare già le pezze in fronte deve cercare di far quadrare i propri conti. Ma chi è campeggio non è abituato all'ospitalità. Molte delle masserie sono estensibili in questa logica. Ma ti parlo anche di persone. Sì, ma è gente che comunque si forma come nuovo operatore turistico perché non è abituata all'ospitalità, che mi sembra essere un fattore fondamentale per far funzionare questo tipo di strutture. La masseria di cui si parlava prima ha un'attività produttiva prevalente, che è quella delle galline, e quindi si sta inventando, entrando in una nuova area di mercato. Chi ha un campeggio semplicemente si limita in questo momento a affittare uno spazio dove uno si monta la propria tenda, si mette a bivaccare, quindi sull'ospitalità non hanno nessuna base. Gli unici che hanno una base sull'ospitalità sono quelli che hanno alberghi, quindi degli... Non è un mestiere, e se diventa un mestiere diventa un tentativo di rapina. Però nel momento in cui si dice che quei costi riescono a scendere, costi, una esperienza. I costi sono soltanto la verifica di quello che si è detto. Cioè il fatto che questa cosa sia radicata nella realtà economica e possa rimanerci radicata nella realtà economica. I costi non sono il pretesto per dire io sono uno specialista e quindi io opero in quel settore, io c'ho il sindacato. Perché l'ospitalità è dimostrato che chi la fa per mestiere è autolesionista, cioè si danna. Ho cercato di dirlo, no, non ho parlato soltanto del Garda prima, perché è lontano da noi. Non voglio parlare della Puglia perché è troppo vicina, vi ho parlato della Croazia. Però, per dire alla nuora, perché intenda la suocera, no? È chiaro il discorso. Cioè noi stiamo parlando di chi ha fatto diventare, chi ha privatizzato l'ospitalità dicendo io sono qualificato e tu no, e sono la lobby come i notai, uguale identico. Di questa gente ne ha ragione il mercato,
Il mercato dice se vive, se non vive, se fallisce, se dura, se non dura. Non è colpa mia. È la giustizia, no? Prendo le tue parole. È la giustizia quella, diciamo, storica, no? Cioè, non è morta la storia, c'è ancora. E fa questo lavoro qua. Elimina tutti gli stupidi. Una specie di falce che passa su, da io, via, finito. Un altro. Questo invece è il moderno. Il moderno è una struttura sociale che garantisce il fatto di produrre curiosità in un'altra struttura sociale, che mettiamo siano i siderurgici, gli ex siderurgici svedesi, che non hanno il sole e quando vanno in pensione gli mettono un berrettino con una lampadina qua, perché con la luce si vive, senza luce i suicidi insomma sono all'ordine del giorno lì sopra. Allora, D'Angiolini, Lucio Stellario D'Angiolini, l'unico grande urbanista che abbiamo avuto in Italia, un ingegnere, che era stato interpellato da Mattei per dire cosa si fa della piana di Gioia Tauro. E gli aveva detto, fate un accordo con i sindacati svedesi e invece che fare la siderurgia o il petrolchimico, la siderurgia Taranto, il petrolchimico a Gioia Tauro, adesso il grande porto dei cinesi, che adesso state facendo anche voi a Taranto la stessa cosa, no? Vi fate venire i charter nell'aeroporto militare abbandonato dagli americani, fate venire i charter degli svedesi, gli vendete il sole, questi vi portano un po' di socialdemocrazia e tornano in su, e tutti e due stanno bene, chiaro? 1961, questo dicevano i grandi urbanisti italiani, e invece abbiamo fatto le marine di Ugento, no? E le cose, Costa Rei, e la Costa Brava, e avanti così, no? Siamo arrivati fin dentro l'acqua in Croazia e non vogliamo neanche che ci sia una legge salvacoste che ci dica state indietro, che quel territorio lì, quel pezzo di Gioia Tauro, lo vendete a tutti, tutti i giorni. Il molo di cemento e il fatto di aver privatizzato un po' di acqua non lo vendete più a nessuno, neanche a quello che ci abita, il quale tira le tende, chiude le imposte e sta dentro, nel divano, a giocare alla PlayStation. Chiaro? Allora, questo è il futuro possibile. E anche l'unica risorsa disponibile, non ce n'è altre risorse. Chi ha fatto l'investimento in immobiliare, ha fatto il passo più lungo della gamba, ci pensa il mercato. Io non sono uno da mercato, ma si sarà capito. Ma è evidente che è così, no? È evidente che se tu prendi un pezzo di terreno agricolo o una mezza palude e ci costruisci un all inclusive, no? Da 1500 posti letto, e pensi che siccome ce l'ha fatta il club mediterraneo, che è il tuo vicino di casa, ce la fai anche tu che sei più furbo, che hai messo le case più vicine, le hai fatte a due piani invece che a uno, e hai buttato la piscina, diciamo, con le piastrelle di seconda mano invece che quella fatta ambiente tipo Polinesia che facevano i francesi un tempo, e tu sei più furbo perché hai speso meno e hai valorizzato la tua palude, quel giorno che ti trovi con le pezze al culo e con le banche che ti rincorrono non è mica colpa degli altri. È colpa di tuo padre, di tuo nonno, che era più furbo degli altri. No, però mi riferivo a normare questa cosa, quando magari in quella palude un azionista è anche la regione, la provincia. Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Bisogna essere chiari. Io niente, perché ripeto, non ci ho messo niente. Però magari la politica. Non è chi se ne frega di quello che hai detto tu, chi se ne frega in assoluto. La posizione del nostro amico che ha detto chiaramente questa cosa. Allora, l'ospitalità è un'attitudine culturale. Ci sono delle persone che non sono ospitali, quelli della Val di Non, che fanno le mele, le melinda, le vedi in giro le melinda, ti fanno la pubblicità, il prete che rincorre per pagare, che gli hanno rubato la mela. Ecco, quelli della Val di Non non sono ospitali per niente e stanno vicini a quelli della Val di Fiemme che sono ospitalissimi e stanno a, come dire, se c'è stato quelle parti... C'hanno un muso così, no, quelli a Val di Non. Ma che cazzo vieni? Cosa vieni da me, no? Cioè, ma perché non te ne stai a casa tua? Perché devi venire qua a rompere le valle? No? E dopo tutti che vanno lì a dire, ma dai, per piacere, fammi venire il tuo bed and breakfast. Bed and breakfast, ma che parole stai dicendo? Ma... Ok, quindi la predisposizione morale a essere ospitali, la Puglia non è che gli manca, la Magna Grecia. Non è che gli manca la capacità di essere cordiale per strada se uno ti chiede... Ieri ho detto, dov'è il panificio Sant'Anna, forse Sant'Anna? E il vigile ha detto, ma venga con me, mi ha preso sotto braccio e mi ha portato il vigile, che stava lì a aspettare il cardinale davanti a San... E mi ha portato lui, no? Dice, quello è un panificio fantastico, e mi ha raccontato le cose.
Allora, quella è la predisposizione. Su quella materia prima, dal punto di vista materiale e dal punto di vista morale, si può lavorare. Sul resto non si lavora, è inutile andare a mettere le pezze sugli errori. E gli errori vanno anche riconosciuti, perché un altro difetto tipico degli italiani è quelli che hanno diritto a essere perdonati. Diritto, non la possibilità di essere perdonati. Una bella confessione, la soluzione tutti a casa. È un concetto un po', diciamo, zingaresco di sfruttare il territorio, di sfruttare le risorse, sfruttare addirittura i propri errori, o i soldi che ti ha prestato la banca o quelli che ti ha prestato la regione o la provincia. Ecco, allora la storia che ci racconta la nostra amica, che con i suoi soldi, come Stefano Cecchi con i suoi soldi ha fatto queste cose, è anche paradigmatica da un altro punto di vista. Se i denari che ti vengono assegnati per fare un'operazione sono troppo facili o facili, tu fai l'operazione più lunga o più impegnativa o più rischiosa di quella che faresti se lo fai con i tuoi soldi. Anche giovane, io sono tagliato fuori. Perché sennò poi sono della Val di Nonno, sono tagliato fuori. E poi te ne compro un'altra, così mi voti. Sì, grazie. Ma io forse questa mattina sono forse la persona meno adatta a stare qui, ma credo che il ruolo che rivesto possa, no, assolutamente. Io sono un imprenditore prestato alla politica. E sono un assessore provinciale al turismo, provincia di Lecce. No, per carità. Io ho ricevuto una vostra mail e mi ha incuriosito la tematica in discussione questa mattina. E mi scuso di essere arrivato in ritardo, perché sono stato bloccato in altri uffici regionali prima di venire qui, perché volevo capire qualcosa in più del glamping. Tra l'altro sono pure di Ugento, architetto, per cui sono cresciuto con i villaggi. Mi sono trovato mentre il dottor Ceci, non so se non ho capito male, finiva il suo intervento parlando di glamping come un vivere, un'esperienza. Siccome io sono convinto che la Puglia, in modo particolare negli ultimi anni, sta avendo un certo appeal grazie al fatto che, seppure in maniera casuale, perché purtroppo molti degli operatori sono degli improvvisatori, non abbiamo degli operatori, diciamo, professionali, magari forse con il tempo qualcuno si è professionalizzato. Il successo di questo territorio è forse dovuto al fatto che in maniera casuale, forse per una innata ospitalità proprio del popolo pugliese e salentino in particolare, aggiungo io, diciamo vengono qui da noi proprio perché si riesce a vivere un'esperienza, un'emozione. Non è un caso che si organizzano pacchetti turistici nel portare i tantissimi turisti a vedere come si lavora la cartapesta, o come si fanno le orecchiette, o come si produce la mozzarella, e via discorrendo. Allora, da un paio d'anni a questa parte, come provincia, puntiamo moltissimo anche su un altro concetto, che è quello dello slow tourism, no? Quello di vivere trovando persone che ti raccontino un territorio, per cui passeggiando, camminando nelle pinete, andando a cavallo, andando in bicicletta, ecco, sono questi i concetti che, su cui praticamente come amministrazione provinciale stiamo lavorando. Allora, questo concetto del glamping mi stava incuriosendo, ho detto, devo capire qualcosa in più per vedere come possiamo utilizzare questo. Perfetto. Stiamo per esempio definendo tutto un percorso che riprende un attimino il concetto delle vie francigene, della via dei pellegrini, no, perché ha diretto contatto con le campagne e quant'altro, e quindi ho detto, forse potrebbe essere questa un'opportunità. Sono convinto che lo sia.
Io sono colui il quale si è preso tutte le ire dei vari, delle varie lobby edili o degli albergatori, perché ho detto basta con gli alberghi. Purtroppo Lecce continua a costruire alberghi. Abbiamo inaugurati due nemmeno due o tre mesi fa. Ieri sentivo una notizia di un'approvazione, anzi di un finanziamento regionale a un mega villaggio sulla costa dello Ionio, nei pressi di Leuca. E qui continuiamo a costruire cemento, ok? Invece noi dobbiamo puntare su un discorso identitario. L'imprenditore che è intervenuto prima, le criticità che sollevava sono reali, perché effettivamente questo territorio vuole vivere sulle identità, e quindi aver fatto una casa mobile con l'utilizzo di materiali che hanno a che fare con il paesaggio, con il territorio, credo che sia ideale. La Valle d'Itria. No, cioè, che cosa sta succedendo? Mario D'Ugetto, che è un posto, no, importante per... cioè, c'è una storia dietro Mario D'Ugetto, cioè non è un, ecco, è una cosa per cui valeva la pena di dedicarsi. Si può fare, si può fare quella cosa lì, così come, ripeto, per... Ogni territorio potrebbe farsi la sua se la regione riuscisse a definire il perimetro, non 30 pagine, due pagine, tre articoli, il perimetro normativo che dice all'amministrazione comunale questo puoi fare, questo non puoi fare, punto. E, no, è una politica minimamente lucida che invita a fare, per raggiungere quell'obiettivo, dice lei. Questa roba di Lecce, a me, io di Lecce, se c'è un posto, cioè ce ne sono tanti posti in Italia, Lecce è veramente un posto commovente, va bene? Lecce è un posto commovente. Il Salento è un posto meraviglioso, come tanti posti in Italia. Sentire da lei che stanno continuando a costruire alberghi, che stanno finanziando di nuovo villaggio, mi viene l'angoscia, mi viene l'angoscia, no? Perché... Per il film che proiettiamo fra 10 anni di questa operazione qua, di che cosa accadrà fra 10 anni di quello che stiamo facendo ancora oggi, quando ci sono luoghi che ancora potrebbero orientare la loro strategia, no? Cioè che non sono ancora completamente... io ho fatto 4 anni direttore della PT dell'Emilia Romagna, ho abitato a Rimini, a Piazzale Federico Fellini, davanti al Grand Hotel per 4 anni, va bene? Ecco, la sede della PT dell'Emilia Romagna sta a Rimini, sta a Bologna, perché a Bologna sta a Rimini. Conosco quella realtà, quegli albergatori, li conosco tutti. Non c'è più niente da fare lì. Cioè, voi ancora avete un sacco di cose da poter orientare. Lì, e sono tutta gente seria, voglio dire, no? Ecco, lì hanno un problema così grande da dover affrontare che, e ci stanno provando, perché non è che non ci provano, perché poi si arrotolano le maniche e cercano di trovare le loro soluzioni. Qualche caso l'hanno trovato, qualche altro caso fanno più fatica, ci provano, ma lì hanno da demolire pezzi di città. Cioè lì il problema del sindaco è da dove inizio a demolire la città, no! Cioè lì i problemi sono, stanno ragionando dei come si chiamano, dei contratti d'area. Cioè dove in realtà, che cosa succede? Qual è l'operazione che stanno per organizzare? Allora, dunque, siamo in prima fila, siamo 10 alberghi, prima fila 10 alberghi, seconda fila 10 alberghi, ci mettiamo con l'assessore urbanistica e demoliamo tutto. Cioè, arrivano alla demolizione della mia proprietà, perché solo se demolisco rinasco, se no sono morto. Ha capito dove siamo arrivati lì? Lì stanno ragionando di demolire le proprietà per ricostruire delle situazioni. Ok, allora, se siamo arrivati alla demolizione degli alberghi, perché giustamente, fortunatamente, i sindaci lì, insomma, col cavolo che gliel'hanno data buona sulla trasformazione degli alberghi in appartamenti, e meno male, a me, lì li salva la cultura turistica. I romagnoli si salveranno per la loro cultura turistica, che ci hanno tutta in testa, perché sono nati così, e fortunatamente anche i politici sono fatti così. E quando 5 anni fa c'è stata, in piena bolla immobiliare, c'è stato, come dire, una spinta enorme di banche, di affaristi, di imprenditori a trasformare, a concedere la trasformazione, seppur parziale, seppur normata, delle camere di albergo in appartamenti, hanno tutti hanno saputo resistere, tutti, da qualsiasi sindaco sulla costa, da Comacchio, da lì di Comacchio fino a Cattolica dell'Ultimo Comune dell'Emilia Romagna, hanno tutti resistito.
Non sono passati da nessuna parte, sono venuti con i soldi da ovunque, dall'Italia e dalla Russia e dappertutto, e hanno trovato il muro, e si salvano perché hanno trovato il muro, perché la politica lì almeno è stata in grado di dire quel no. E adesso ci vorrà un sacco di tempo, perché ci vorranno 10-20 anni, si metteranno lì e cominceranno. Intanto la prima operazione l'hanno fatta, l'avete vista, che c'è stato, hanno ricominciato a fare i lungomari, no? Cattolica l'hanno fatto, Riccione un pezzo l'hanno fatto, Rimini ci stanno ragionando, cominciano da lì. Ma il vero tema di quelli che sono più, diciamo, che non stanno sul Corriere di Romagna, ma che stanno ragionando di come, di che cosa fare, è questi sono i contratti d'aria, adesso non mi ricordo, hanno una denominazione tecnica che mi sfugge in questo momento, ma si tratta sostanzialmente di questa strumentazione urbanistica che gli consentirà probabilmente di ridisegnare pezzi di città. Se può fare, cioè qual è il problema, che si possono fare le cose, e forse è venuto anche il tempo di riuscire, di provarci a farle, e la Puglia ha veramente delle opportunità straordinarie, e bisognerebbe soltanto che riuscisse a non commettere gli errori che altri hanno già commesso. Cioè, mi ha fatto piacere quando lei prima ha detto quella cosa, poi magari la chiudiamo, ripetiamo il pomeriggio. Mi occupo dal 98, non mi sono mai azzardato a fare, ad uscire dalla mia Reggio Emilia o dalla mia Bologna, a dire bisogna fare, no, come, cioè, non è così. Cioè, al limite possiamo dire cosa non bisogna fare, ecco. Perché il turismo è espressione di una realtà, di qualcosa che è intimamente legato al territorio e alle persone che vivono in quei luoghi. Se no non c'entra. Vuoi parlare di manufatti? Ma se la canapa non è piena, manufatti abbiamo in piena. Siccome dopo ci buttano fuori perché hanno fame, ecco, voglio dire questo: se c'è un valore nella temporaneità e la temporaneità ha un significato, allora torna il discorso del mio amico. La giustizia la fa la storia. Il fatto che ci sia un modello di una roba che piace a me e uno che piace a te e uno che piace a te, noi non contiamo niente se duriamo 3 mesi solo. No, ma assolutamente no, invece. La norma che deve vigere è che domani questa cosa non ci deve essere più. Per cui se me la richiedono, io faccio un'altra istanza in convenzione al comune di Ugento e dico, ne voglio 2 pezzi di quella roba lì. Dice, sei stato bravo la volta scorsa? Sei nella blacklist? E facciamo queste robe un giorno. Se sei nella blacklist, se te l'aspetti la giornata che io ti chiamo, sei proprio sei interdetto da avere le concessioni. Se invece hai pulito bene, non c'erano le cartacce, hai fatto la differenziata, hai le tue stelline, i commenti che hanno fatto su internet della tua struttura mobile piuttosto che non mobile, ecco, allora te la ridò, e se no no. E quindi tutte le volte si torna al merito, che è una cosa che tutti reclamano, soprattutto le generazioni nuove, no? Dice, perché io che faccio meglio? Bene, vieni qua, prova, domani se sei ancora in piedi torni, se hai fatto bene ti rifaccio la convenzione, se no non te la faccio. Quanto ci abbiamo messo a fare questa cosa qua? Non lo riempiamo un foglio A4 scritto largo, non lo riempiamo. E da lì si passa, e bisogna lasciarlo perdere, la visione che ho io, la visione che hai tu, perché alla fine dobbiamo essere messi tutti uguali davanti alla storia, non alla legge, e dopo poterci comportare di conseguenza al nostro comportamento precedente, e di conseguenza al comportamento precedente, così siamo parte di quel percorso. Ma perché l'assessore Barzanente non è stato invitato? Io? Anch'io non ho invitato nessuno. Tante volte, ho chiesto che venisse
Scusa, ogni modulo di quello costa 35.000. Noi abbiamo, no, di quelli sono delle foto esempio, perché questi sono soltanto, questo è il catalogo. È il catalogo di quello che si trova al mondo. Cioè, tutti gli architetti hanno fatto almeno una sedia. Adesso, ultimamente, tutti gli architetti hanno fatto un'unità mobile. Qua è diventata la loro, diciamo così, sostanzialmente, sono 10 anni. Un modulo in circa sui 40, 24. Fatto una sedia? 30, 35 metri quadri, comprensivo la cellula, più lo spazio esterno di relazione con la natura e con l'ambiente. Mediamente costa quello. Parlando di un modulo, diciamo, autosufficiente energeticamente e ipersostenibile. Sì, io direi con servizi eccetera. Con servizi eccetera. Riprendiamo, adesso c'è una pausa da programma di 9:30, alle 2:30 ci rivediamo e affrontiamo tutte queste altre. Beh, se volete cominciare a progettare dei moduli, io passo.